Tutto questo c'è con la nostra Isabella Ciotti, Marcello Pittella. Prima Italia Viva e poi Azione. Prima Italia Viva e poi Azione. Marcello Pittella che è con la nostra ottima Ciotti. Buongiorno Pittella, lei è al centro di un è un po' al centro di questa grande questione della Basilicata perché avete scelto di appoggiare il candidato del centrodestra. Prima però faccio riascoltare, così ce lo spiega, quest'audio che l'ha resa protagonista suo malgrado per tutta la giornata di ieri. Sentite che cosa ha detto Pittella. E poi ce lo spiega. È giunta, diciamo, il comunicato dell'uomo di fiducia della Schlein che dice che Azione non può partecipare alla lista del centro-sinistra. Mi rattrista tremendamente perché vuol dire che c'è proprio un'azione a far male, a far morire, come voglio dire, sapete quando deportavano gli ebrei, no? E quindi dovevano portarli nella camera a gas. Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire. Vabbè, questa metafora dell'ebreo, devo dire, allora lei è un mio correligionario, la saluto dicendo shalom e la buttiamo un po' in ridere perché a questo punto che devo fare? Shalom Pittella, shalom. Sempre pace. Sempre, figuriamoci. Salam, salam. Prego Isabella, vai. Beh, lei si è già scusato, diciamo, per questo audio, Pittella. No, dicevo, comunque, sì, Marcello Pittella si è scusato, penso che voglia anche magari forse ribadirlo per questo audio che se non altro rende manifesto questo strappo, questo malessere interno tra Azione e PD. Ma non solo ribadisco le scuse, chiedo solo un po' di comprensione perché in un momento di grande tensione emotiva credo che a ognuno di noi qualche volta sia scappata una frase impropria. Uno poi chiede scusa e recupera la responsabilità che possiede, mi sembra evidente questo. Però allora, il disagio esistiva ed esiste. Lei è stato presidente. Ad escludere, a precludere, punto. Allora raccontiamo bene: lei è stato presidente della regione col Partito Democratico, eletto nel 2013 con 150.000 e passa voti. Poi c'è stata un'inchiesta, è stato assolto e ovviamente è considerato uno dei mister preferenze della regione. Adesso Azione, lei come dire, è una persona di centro-sinistra, lei Pittella, no? Posso dire così? Non risponde. Io sono un socialista. Va bene. E ho militato nel centro-sinistra da quando c'è la coalizione. E adesso perché appoggiate il come candidato si spiega, del appunto, centro-destra? Agli elettori questo cambio? Non un cambio. Perché il centrodestra e il suo candidato ha ascoltato le richieste e le proposte che ha fatto Azione, cosa che il centrosinistra non ha voluto fare per mesi e non ha voluto, voglio dire, dialogare, ragionare, approfondire le tematiche e poi se ne è uscita con una non volontà di averci al tavolo. Insomma, se da un lato noi abbiamo bisogno di migliorare la qualità della vita di questa nostra regione. No, ho capito, ma perché un elettore di Azione se non ci viene dato modo invece ci viene dato modo. Io scusi, capisco tutto, ma perché un elettore, diciamo, lei è stato con il Partito è socialista, prego, ha governato la regione con il Partito Democratico. Ora legittimamente dice io appoggio il candidato Vito Bardi del centrodestra. Ma perché un elettore di Azione che è dell'area progressista, riformista dovrebbe votare il candidato del centrodestra? Messina, che è di Fratelli d'Italia, è felicissimo, più voti arrivano immagino meglio è, mi pare di capire, no? Quindi in generale, per due motivi, primo perché di riformismo nel campo largo a traino di Conte non c'è traccia e in secondo luogo perché noi lavoriamo per un programma, 10 grandi punti su cui concentrarci, poi le nostre idee sono le nostre idee, c'è chi ci ascolta e le vuole condividere e su questo si lavora. Mi si deve spiegare perché ci sono stati una serie di governi nazionali tutti molto ben colorati
se non su punti specifici. Però allora, adesso facciamo un giro rapidissimo qui in studio. Gianni Pittella, però, fratello Jack, parlamentare, ha detto di dissociarsi, si è dissociato. Ancora. Il fratello non si è sentito perché abbiamo un problema di audio. Il fratello di Pittella, Gianni Pittella, invece sostiene il centro-sinistra. Un momento, perché sennò.